Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Amici di Radio Bruno, sono in compagnia, in buona compagnia con Mahmood, venuto a trovarci qui. Eccomi a Radio qua. Bruno, come stai? Bene, bene, oggi sono più carico di ieri, ero un po' più spento, oggi mi sto riprendendo perché l'adrenalina mi sa che sta già iniziando a frullare, capito? L'adrenalina aiuta, sì, allora sì. Fresco di vittoria a Sanremo Giovani con Gioventù Bruciata, invece grande debutto tra i big questa sera sul palco dell'Arison, dimmi già. Come ti stai preparando? Guarda, a me non ci penso mai. No, se voi non ne parliamo. No, no, perché guarda, spero veramente di dare il massimo e di non farmi prendere, perché io poi quando magari mi viene un po' l'ansia tendo a strafare, no, invece devo stare bello concentrato sul pezzo e non fare cavolate. Beh, insomma, sei una grande presenza sul palco, anche perché insomma ti muovi anche molto bene. Grazie, grazie mille. Guarda, il pezzo è un movimentato, anche se comunque racconta una storia di una famiglia, comunque un tema impegnativo. Il pezzo non è una ballad, è ritmato, quindi spero comunque di far ballare la gente, no, lì all'Ariston. Ah, sicuramente. Quello lì è lo scopo, di fargli muovere il collo. Ah, il collo, così. Ok, dimmi like se vado bene. Yeah. Perfetto, lato quindi... poi così. Tutte ce le hai, basta. Che dici, posto. Vado bene? Sì, sì, allora sì. Vengo a ballare anch'io all'Ariston. Vengo a vederti. Grazie. Dunque, insomma, un brano, hai detto, intenso e farà anche, insomma, ballare, divertire. Mm-hmm. Dove tra l'altro tu hai usato anche delle parole in arabo, insomma. Sì, 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 sì. Questo brano parla di una storia di una famiglia non tradizionale. Il titolo è Soldi. Il titolo è Soldi. Sì, sì, sì. Il titolo è Soldi, anche se in realtà all'interno di questa canzone non parlerò di soldi a livello materiale, ma parlo di come i soldi possono cambiare il rapporto all'interno anche di una famiglia. E le frasi che ho scelto di cantare in arabo nello special sono parte della mia infanzia, parte del mio ricordo, perché comunque io nasco da madre sarda e padre egiziano. Quindi il pezzo è un po' autobiografico, è autobiografico, e lo sentirete, non voglio dirvi altro. Tu hai detto, insomma, in un'intervista che secondo te non era forse adatto per Sanremo questo pezzo, perché? Boh, per me il brano è un po' l'anti-Sanremo fatto brano, sì. Capito? Però mi piace questa cosa di rischiare, perché alla fine sono un giovane, non voglio andare lì con un brano, diciamo, facile per quel mondo lì. Io voglio andare lì e comunque... nel bene o nel male, lasciare un'opinione forte, capito? Questa cosa mi piacerebbe. Quindi ti piace lasciare il segno? Sì, esatto, sì. Senti, tra l'altro tu sei uno che non si vanta per niente, ma tu sei un grande scrittore, perché hai scritto anche dei pezzi che hanno avuto un grande successo, come per esempio per Elodie e Michele Bravi, e poi anche per Marco Mengoni, insomma. Tu non lo dici mai, ma dobbiamo dirle queste cose. No, perché... tendo sempre magari a cercare di marcare più il fatto dell'artista, no, che dell'autore. Però sì, mi fa molto piacere i risultati che sto ottenendo anche come autore stesso, perché ho iniziato da pochissimo, da un anno e mezzo, e avere scritto Nero Bali, Ola, queste cose qui mi rendono orgoglioso, no? Mi danno anche comunque una coscienza e una sicurezza in più. Giusto. Senti, invece il 1 marzo uscirà il tuo primo album, ce ne parli? Sì, uscirà il mio primo album fisico, Gioventù Bruciata, che vabbè, uscirà sia in fisico che in digitale. In digitale è già uscito l'EP, a marzo uscirà una versione allungata dell'EP con altri inediti fisici, e io volevo tenere comunque la grafica del mio EP perché per me... c'è un legame, insomma. Esatto, c'è un legame molto forte con quell'immaginario lì, perché io viaggio a pari passo con l'immagine e la musica, no? Perché per me è arte a 360 gradi, tutta quanta. Quindi ci saranno, vabbè, sorprese, ci sarà all'interno anche Soldi e niente. Serata duetto con Gue Pequeño. Con Gue Pequeño, ragazzi, io veramente pazzesco. Gue ho una stima immensa, e quando ho sentito Soldi ha accettato appunto di fare questo duetto, gli è piaciuto il pezzo. Io con lui avevo già collaborato con Doppio Whisky. E anche, vabbè, Nero Bali che avevo scritto, però però lì solo come autore, invece proprio come artista con Doppio Whisky, che ha rimesso nel repack di Sinatra. Io sono proprio felicissimo, perché per me proprio lui è il vero Sinatra del rap italiano, capito? Quindi mi fa strano andare sul palco con lui. Spero di fare un'esibizione appunto storica, diciamo, con lui, no? Perché, vabbè, sono felicissimo, quindi...
Beh, noi incrociamo le dita per te, ovviamente. Grazie per essere stato qui con noi, grazie Radio Bruno. Mahmood, grazie mille. Grazie. Buon Sanremo 2019. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Italpizza, Biper Banca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissin Bon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.